Assolutamente falso, non è avvenuto alcuna festa e alcun evento a Cinecittà. Lui chiaramente ha cercato di diffamare e ha diffamato il primo firmatario della sua sfiducia, il sottoscritto che come vice capogruppo era a capo dei consiglieri che lo hanno sfiduciato. In maniera ritorsionistica si è inventato di aver pagato Cinecittà per un evento che non ci è mai stato, tant'è che Cinecittà Studios S.p.A. può confermare. Non vi è stata alcuna festa, alcun festino a maggior ragione. Il Natale di Roma abbiamo commemorato al Circo Massimo con i bambini delle scuole la mattina del 21 aprile. Non vi siete accorti di niente, il festino non c'è mai stato, è tutto un complotto organizzato, una vendetta di Fiorito ai vostri danni. Può davvero essere solo così? Le ripeto, non avendo commesso il fatto e essendo tutta una falsità, non può essere che una ritorsione, come altro la può vedere lei? La Presidente Polverini ha ancora una maggioranza oggi? Assolutamente sì, assolutamente sì. Il PDL è stata il primo gruppo consiliare a proporre quei tagli. Quando aggiungevate i vitalizi per gli assessori esterni, per esempio? Noi abbiamo semplicemente votato. Avete votato abbiamo, a favore, quindi non, comunque non è stata una proposta presentata dal gruppo PDL.